Prima di introdurre il nuovo evento, le industrie Rubettino vorrebbero ringraziare le Ferrovie della Calabria per averci ospitato in questo luogo. Ed ora, continuando a costruire questa magica atmosfera, vi presentiamo l'antropologo, scrittore, nonché professore ordinario di antropologia culturale presso l'Unical, Vito Teti, che ci regalerà una lezione del titolo per un'antropologia dell'errante meridionale. Salve. Avevo una scaletta, avevo un testo, più testi di diverse lunghezze, improvviserò come poi alla fine capita, tenendo conto di quello che mi viene in mente al momento, a partire ovviamente da quello che avevo scritto. Ognuno, diceva Borges, o diceva Calvino, alla fine, scrivendo, non fa che la propria autobiografia. Finisce con il parlare di se stesso, in qualche modo. Qualcuno camuffa, la prima persona la fa diventare terza persona. Vincenzo, come si chiama lui nel romanzo, diventa Vito. Qualcuno continua a dire Vito, immaginando che forse in maniera più diretta debba prendere il toro per le corna. Allora, nel parlarvi di questo tema della Calabria come terra inquieta, ovviamente io debbo ringraziare, pur sottoscrivendo e apprezzando le bellissime e veritiere cose che Anna Rosa ha detto sulla casa, la casa editrice, la famiglia Rubettino, dire che non mi discosterò molto da un libro che si chiama Terra Inquieta, che la casa editrice Rubettino, devo dire, ha voluto tenacemente, grazie a Florindo, a Luigi, ad Antonio, e che in qualche modo ha costruito assieme a me, riprendendo tutta una serie di pagine non pubblicate, o di articoli o di appunti che sarebbero rimasti probabilmente nel cassetto come tanti altri. Ma non vi preoccupate, chi resterà non troverà gli 804 quaderni di Calogero a casa mia, troverà qualcosa di meno, diciamo, eclatante. E beh, quel Calogero, per esempio, che la sapete, una delle cose che mi succedeva in Calabria, quando giravo in Calabria, dai tempi in cui giravamo assieme ad Anna Rosa, che uno dei ritornelli continui era quello, la racconto spesso questa storia perché poi indicativa di noi calabresi, era quella di sentirsi avvicinare da qualche studioso, scrittore, studioso locale anche di qualità,
e lamentare che il buon Calogero, il grande Calogero, non emergeva in tutta la sua grandezza perché i suoi inediti erano introvabili, perché le sue carte non si trovavano, perché la politica, l'intellettualità non si occupava di tutto questo, e le carte effettivamente si stavano logorando, si stavano consumando. Bene, io vi posso dire che da 10 anni che le carte, grazie a una congiuntura che vide allora Mimmo Cersoso, assessore alla cultura, iniziativa che poi fu continuata anche da Mario Caligiuri, le carte sono all'Università della Calabria di Calogero, non è venuto uno studioso, non è venuto uno studente calabrese italiano a guardare le carte di Calogero. Proprio i paradossi di questa nostra terra. E allora Calogero, visionario, utopico, folle, che scriveva in quel periodo, nel momento in cui verrà, diciamo, conosciuto, sarà il grande poeta di un'epoca che, come diceva Anna Rosa, per Alvaro non c'è più. E però forse capire quello che dicono i grandi, i classici, io sono contento che Anna Rosa abbia fatto questo elogio della letteratura, che io sottoscrivo totalmente. In un dialogo affettuoso, amicale, di stima di lunga data, perché ha citato grandi autori. Dopodiché, con la stessa franchezza, io devo dire che di Alvaro in Calabria non ne vedo. E nel dire questo qua mi dispiace molto. Mi dispiace molto perché io vorrei leggere l'Alvaro di oggi, e invece vi devo dire che vedo grandi scrittori fuori dall'Italia, in Italia, e questa collana che con gli amici della Rubettina abbiamo inventato, che ci faccio qui, dove mescoliamo un gruppo di persone, narrativa, saggistica, memoir, libri di fotografia, eccetera, nasce proprio da questa scommessa: vedere se nelle zone di confine, negli interstizi, nelle periferie, non si possano trovare nuovi linguaggi in grado di raccontare questa Calabria e il Sud. Non sarà un caso che forse gli autori di libri più importanti di narrativa, c'è uno come Giorgio Vasta che scrive libri di viaggio, e in questa scommessa di trovare nella casa editrice Rubettino, che dovrà fare tutto quello che diceva Anna Rosa, secondo me, anche autori capaci di sporcarsi, no? Con nuove scommesse. Beh, io mi viene in mente, a meno che l'Accademia svedese non sia impazzita, perché danno un premio Nobel a una giornalista ucraina che non scrive nulla di finzione, quindi il problema forse è di come scrivi. E perché hanno dato un premio Nobel a Bob Dylan? E perché i Philip Roth, i Kundera, i Pamuk scrivono, oltre ai romanzi, all'interno dei romanzi, interventi, riflessioni, saggi. Quindi
Cioè questa idea di letteratura, in qualche modo, in un dialogo bello che facciamo con Anna Rosa, anche a casa sua dove ha l'amabilità di invitarmi spesso, io, come dire, lo riproblematizzerei, lo allargherei, lo arricchirei, perché è vero che quei grandi nomi di autori nominati da Anna Rosa restano nella storia della cultura, ma io vi potrei fare altrettanti grandi nomi di saggisti, da Fofi a Fortini, da Vico a Padula, che restano nella storia della cultura, quindi forse è la qualità. Poi vedete, io sono stato presentato come antropologo e scrittore una volta una signora in treno, dopo che io tentai inutilmente di spiegarle cosa facessi, di cosa mi occupassi, mi disse: ah, ho capito, voi siete uno di quelli che non sa quello che fa. E questa cosa, come diceva qualcuno, me la segno. Me la segno, perché tu non sai esattamente quello che fai, quello che scrivi, no? Cioè, Anna Rosa giustamente parlava di furore, di passione, di ossessione. Conosco molte persone che passano il loro tempo a pensare a che cosa dovrebbero scrivere invece che a quello che stanno scrivendo o che riescono a scrivere. Il personaggio di Shining certo è un caso patologico, e però siamo molti vicini a quel personaggio. Allora, nel parlarvi di questa terra inquieta, e ringrazio Anna Rosa di avermi dato questi stimoli, di che cosa potrei parlare se non della mia inquietudine? E la mia inquietudine qual era? Qual è stata? Quella di chi si sentiva dire dalla madre: non hai rigetto, non ti campi, no? E perché corravamo? Ma su questo veramente vorrei che qualcuno lo raccontasse in termini narrativi, perché non mi viene molto, molto bene. Guardate che le rughe e gli orti dove io correvo e non avevo rigetto, con una centinaio di persone, rigetto, ci sono molte varianti per il termine, sono le stesse dove ancora purtroppo per loro ci sono i miei figli, prima che vadano via. Però quelle rughe non sono le mie, anche se lo spazio, la geografia, su questo vorrei ragionare, è lo stesso. Le case sono chiuse, le porte sono vuote, e loro non hanno la nostalgia, tra virgolette, la pesantezza del padre, che ricorda esattamente tutte quelle storie, tutti quei volti, tutte quelle commare, tutte quelle vicende di briganti, di emigranti, di pellegrini. No, è stanza chiusa. Anche le campagne, gli orti, non sono mai arrivati nelle campagne e negli orti. Io mi affaccio, vedo un incendio, le nuvole, indico con il nome della località questa mappa, diciamo, geografica che ho, però i ragazzi che stanno nello stesso posto non conoscono questi posti, non conoscono questa dimensione. È una Calabria profondamente, profondamente mutata. Da questo punto di vista, ecco, un Corraro Alvare, qui veramente merito della Rubettino aver riproposto un treno nel sud, che cosa ti fa capire in un libro che
intanto l'elogio del passaggio dalla tradizione alla modernità. Il treno è un simbolo di speranze, di novità, l'arresto delle persone, di chi fugge per cambiare la propria condizione di vita. E poi è un grande libro di memorie, e all'interno di questo libro ci sono le storie. Alvaro, in Impresa Diretta, ti racconta la fine della civiltà contadina, i primi paesi che si sdoppiano, che si svuotano, che scendono al mare, ecco, la terra inquieta di mobilità. Di mobilità che appartiene alla storia, alla geoantropologia di questa regione. Per esempio, nessuno di noi deve dimenticare che un grande storico come Brodelle io per capire la Calabria indicherei più Brodelle che qualche scrittore calabrese, Anna Rosa mi scuserà. Beh, di questo mondo che si muove, innanzitutto le montagne, diceva Brodelle, al centro, qui le feste si svolgevano all'interno. I pellegrinaggi avvenivano all'interno, le marine erano lontanissime. Ora bisogna tenere conto di questo rapporto tra terra e mare, tra interno ed esterno, che nel corso dei secoli, nella lunga durata, è stato deciso in maniera diversa dalle popolazioni. In epoca protostorica, in epoca storica, per i greci le marine erano il centro, il luogo dove fondare le loro, stavo per dire New Town, ma non avevano questa incoscienza bertolosiana di Bertolaso. Le polis, l'arretramento, i turcheschi, la malaria e poi la lunga discesa lungo le coste, la nascita dei paesi doppi. E un paese non viene abbandonato in maniera così gratuita. Io riporto la documentazione che è un bel racconto, è un bellissimo racconto che puoi prendere pari pari in una descrizione di un documento di un notaio nell'archivio di Stato. Vedete come certe volte la Ruala Duria ha scritto un bellissimo romanzo su Montaiù attraverso gli archivi. La gente si era ridotta a Roccangitola, a quattro persone. Il parroco di Pizzo va in questo comune oramai disabitato, con i quattro rimasti che volevano andare via, fa suonare le campane, nessuno risponde. A quel punto raccolgono gli arredi, i paramenti sacri, dopo aver fatto un appello a cui nessuno risponde, celebrano per l'ultima volta la messa e il paese chiude. Io vedo il ripetersi di storie di questo tipo, no? O il rischio che si ripetano in maniera nuova. Filadelfia, Castelmonardo, si disputava se restare nel luogo in cui c'era stato il terremoto. Ecco, non capiremmo la storia della Calabria, dicono tutti quanti, dall'antichità ai nostri giorni, senza tenere presente il rincorrersi, il ripetersi di questi terremoti catastrofici, il continuo spostarsi di abitati, anche questo mescolare di dialetti, di parole, di luoghi, per cui, che ne so, a Savelli come mai parlano il lametino, no?
Perché da Lamesia, con il terremoto del 1638-1659, sono fuggiti in quella zona, e poi ci vuole uno come John Tramper per vedere le somiglianze linguistiche. E mentre nella Castelmonardo si discuteva, perché, vedete, abbandonare un paese non significa mai fare una scelta indolore. Tutti sono d'accordo, si stava disputando fino a quando non si ripete una nuova scossa e il Lisserrao, che poi è il Serrao fratello di quello che sarebbe stato ucciso durante la Repubblica Partenopea, lancia questo grido d'allarme: fuggite, fuggite, di cosa stiamo disputando? Questo riferimento a Serrao mi permette di aprire una parentesi, scusate se sono errante anche nel parlare, se divago, se erro anche nel senso di sbagliare, mi fa venire in mente un altro tipo di inquietudine dei calabresi, quella mentale, quella, per citare il nostro Alvaro, del calabrese che si muove anche quando sta fermo dietro una scrivania. No, poi ho conosciuto calabresi che pensano di aver fatto 8.000 chilometri e sono rimasti fermi nel paese. Ma questa è una storia che ci appartiene. E non è una decisione facile che si prende una volta per sempre. Quello che è successo negli anni 50 con l'alluvione, no? I paesi che si sono spostati e Africa, come è stato raccontato, da Zanotti Bianco, da Corrado Staiano, scende a mare e gli africoni non diventano né marinai né pastori. Devo dire, io in questo mi dissocio con Anna Rosa, che nel film Anime Nere non vedo il racconto di una Calabria né così com'era né così come dovrebbe essere. Mi sembra il film, non parlo del libro, un inventario degli stereotipi anticalabresi, cupi, brutti, luttuosi, che piangono persino nei colori. La tragedia greca io penso che era qualcosa di più serio, però questo è il gusto non di un esperto ma di un osservatore di film. Non mi raccontano la vicenda dello spopolamento, quella cosa, non quello né altri, dell'abbandono. Corrado Staiano sì, quando descrive le lotte per chi vuole spostarsi, chi non vuole spostarsi, la tensione tra democristiani e comunisti. La gente nell'Anardo di Pace di Antonio, che ha scritto un bel libro su questo fenomeno, qualcuno vuole andare via e qualcuno non vuole andare via. Qualcuno resta anche quando l'abitato diventa paese a rischio, dichiarato tale, e chi va poi se ne torna. Francavilla, che poi diventerà Francavilla in Gitola, si sposta all'indomani del terremoto del 1783, costruiscono e poi gli abitanti ritornano nel vecchio abitato, ricostruiscono le vecchie case. Ecco, la casa, come la definiva Anna Rosa con grande incisività, è questo asse del mondo, no? Per cui, non lo so, la bestemmia, e qui vado di nuovo nella mia memoria, chi mutinesce l'erba davanti alla porta della casa. È la bestemmia più tremenda, la maledizione, la casa chiude. E ecco, questo mi permette di fare riferimento al termine erranza, che ha
una duplice azione. È l'erramo delle fiabe popolari, no? Dei racconti, per cui una persona viene maledetta, ha una cattiva sorte e deve andare ramingo per il mondo. In questo punto l'inquietudine diventa una negatività. Viceversa poi c'è tutta la tradizione letteraria folclorica del Cristo che cammina per il mondo, che viaggia e fonda la verità. Quindi c'è un modo ambiguo per intenderlo. Ve la racconto con una vicenda di ieri sera. Guardate poi com'è strana la vita e com'è difficile raccontare chi si muove davvero e chi non si è mosso. Il fratellino 62enne del mio amico d'infanzia, 12enne, che lasciai, è venuto per festeggiare i suoi 62 anni in paese. Lui aveva 6 anni quando è partito. Ed è venuto per l'occasione il mio amico di infanzia, il fratello Vincenzo, che io mollo in tutti i miei libri, a volte chiamandolo Vincenzo, a volte chiamandolo Nicola, a volte, perché per me quella è una storia fondante. È la fine di un mondo, la sua partenza, e degli altri miei compagni di scuola. Io restavo solo in quel paese, in quella comunità. Questo qui però, badate, a me, ed ecco la contraddizione di cui vi voglio parlare, generava, Antonio, tu ricordami sempre quando amo me la citto, come dite dalle vostre dalle vostre parti, che cosa generava? Se quei ragazzi, quei bambini, quelle madri si infilavano in 10 in un utilitario, ecco, vorrei ricordare Antonino Mazzo, il nostro amico che ci ricordava delle belle cose, pure lui partito da Colelli quando aveva 5 anni. E beh, non era una cosa bella, quindi io mi dicevo no. E allora ero fortunato a restare. Nello stesso tempo però io sentivo di perdermi qualcosa. Intanto mi perdevo quelle che andavano via, intanto perdevo il mio sogno di Canada, che non era un altro mondo. Era, come diceva Levi per i contadini lucani, ancora per me la continuazione delle mie strade di origine. Dundas, College Street, era una continuazione della Papa, perché a Dundas, a College Street, viveva mio padre, che io ho conosciuto ad 8 anni. Anche questa è una storia fondante che io racconto in tutti i modi, per dirvi come questa esperienza emigratoria, che è sicuramente la grande causa di trasformazione e di mutazione della Calabria, dell'inquietudine, espressione nello stesso tempo causa di inquietudine, appartiene ad ognuno di noi. Bene, ieri sera con il mio amico Vincenzo, 62, 2017, 45 anni, dopo aver festeggiato il compleanno del fratello, mi ha detto Vituzzo, come mi chiamava a 12 anni, ti accompagno, e Vincenzo, sì, mi accompagna esattamente fino al luogo in cui ci salutammo nel 1962, quando lui partiva. Io trovo, come dire, di una bellezza, di un'emblematicità questa vicenda, e ognuno di voi ne potrebbe raccontare tantissime di queste, no? Tantissime. E, come dire, non riesco a raccontarla bene. E Vincenzo, quando poi tornò a 20 anni, avendo sognato per 8 anni di tornare, rimase solo una notte nel paese e poi fuggì, perché il paese non era più lo stesso.
non si torna, è un altro dei miei elementi. Non si torna. La casa era piccola, era brutta. Lui andò in campagna, chiamava a distanza il suo cane Guerriero e Guerriero non rispondeva più. Dalla letteratura russa, alla letteratura americana, alla letteratura italiana, Conversazione in Sicilia di Vittorini, non torni una volta che te ne vai. E nello stesso tempo risolvere questo problema con il luogo in cui è nato è una cosa così difficile, così complicata, che probabilmente non lo risolvi mai. Ci sarà un pezzo di paese, di mondo, di origine che ti resta. E Vincenzo ricordava il profumo che io ero andato a regalargli, io gli ricordai che nella sua prima lettera mi scrisse che voleva l'origano nelle lettere perché quello che gli mancava lì in quella terra era il profumo dell'origano che non si trovava. Ora questo mi mette dinanzi a un compito ingrato, un compito difficilissimo, per cercare di dire che forse noi dovremmo smetterla, io da attento lettore della bellissima, la leggerete tutti, rubrica sul quotidiano di Anna Rosa Macri, emerge sempre come sia insensato questo discorso tra chi è partito e chi è rimasto. Che la Calabria probabilmente è di tutti o di chi la ama e di chi la cura o non è di nessuno. E anche di chi è andato via, queste contrapposizioni tra partiti e rimasti non hanno senso di esistere. E non deve essere suscettibile se chi torna ti dice che vede la terra sporca e le spiagge, sta dicendo una verità, punto. O se chi ti dice che la Calabria non è solo mafia, non si deve subito alzare uno e dire ecco, non si accorge della mafia, o viceversa. Se parli di una Calabria positiva, bella, no? Come questa, di una Calabria dell'interno. Anch'io ero sorpreso quando vidi Rosario Rubettino che scommetteva in questo posto e lo incontrai e mi propose dei libri. Allora non amavo molto quest'idea dell'interno, perché stavo in un paese all'interno e quindi volevo andare all'esterno, ovviamente, no? Volevo viaggiare. E questa è una Calabria, diciamocela, positiva, resistente, non mi piace il termine, risiliente, no? Non lo so. E nel momento in cui elogiamo questa Calabria, perché qualcuno ci deve dire che non ricordiamo però le piaghe, i difetti, i visi, le mafie della Calabria, no? C'è questa sorta di ricatto identitario, perché poi si fugge sempre all'indietro. L'inciso che volevo fare, che non mi è venuto in mente allora, mi viene in mente adesso, è questa retroutopia di cui parla Bowman, per cui noi invece di avere un'utopia positiva alla Giochino da Fiore, alla Campanella, alla Corrado Alvaro, e abbiamo l'utopia neoborbonica. Abbiamo l'utopia neoborbonica, dimenticando il Risorgimento, dimenticando i martiri di Geraci, dimenticando tutta una tradizione liberale, illuminata, illuminista. Una storia riscritta in maniera giornalistica, di un giornalismo molto, molto scadente, molto spicciolo, no? Molto, molto brutto. Il brigantaggio esisteva prima dei piemontesi. La legge Pica fu copiata completamente dal nuovo Stato unitario, dai provvedimenti legislativi borbonici che bombardavano Messina
e che incendiavano i villaggi come i piemontesi, però dare la colpa ai piemontesi è facile perché in qualche modo ci deresponsabilizza. La colpa è degli altri, no? È bellissimo che a Mongiana, ne parlavamo con l'amico Brunello Tripodi, bravissimo, bravissimo fotografo e grande personaggio delle serre che resistono. Mongiana, benissimo, c'è una storia bella, no? Sono le ferriere, si scrive la storia, si fa un bel museo, si fanno delle visite guidate, si studia, si fanno ricerche, si fa promozione culturale, insomma, tutto quello che, come diceva Anna Rosa, i nostri politici non riescono a fare. Pure io sono molto pessimista sulle sorti di questa terra, è bene che ve lo dica. E però voglio dire questo perché significa iscriversi a un presunto partito neoborbonico. E perché? E sono caduti i Borboni e Savoia, poi c'è stata la Resistenza, poi c'è stata la Repubblica Democratica, le lotte contadine, il 68. Noi non sappiamo oggi per chi votare, io non lo so per chi votare, quindi io dovrei appassionarmi a una lotta tra neoborbonici e piemontesi. Vedete questa retro-utopia, immaginare che il passato bello, glorioso sia all'indietro perché non riusciamo a costruire il presente bello oggi, o positivo, o vivibile. Ecco, per questo, e in questo senso, veramente, la Calabria, ci saranno sfumature di opinioni inevitabili, ha bisogno, continua a citare ad Anna Rosa anche per parlare a Florindo, alla famiglia Rubettino, di nuovi racconti, di nuove narrazioni, di nuove storie dell'oggi, del presente. E in questo senso credo che invocasse la nuova letteratura. Io spezzo ancora un'arma rispetto a questa grande letteratura che lei ci offriva, perché forse per capire la Calabria bisogna leggere questi grandi autori che parlano di immigrazione, che parlano di Iran, che parlano di India, che parlano di Turchia, che parlano di Pakistan, che stanno parlando di noi. Quindi la Calabria deve aprirsi a questa cultura critica. E se Florindo traduce, per esempio, dei grandi autori come quelli indicati di Anna Rosa, non sta parlando di una letteratura globale, sta parlando di noi, sta parlando di una letteratura locale. E mi avvio a conclusione, prima che Antonio non mi dica nulla perché è troppo rispettoso delle mie cose. Chi mi legge un po' immagina che io sia diventato, dal lato è terrinqueta, no Antonio? No Florindo, no Luigi, quando ne abbiamo parlato. E quindi la mobilità, i pellegrinaggi, i ciucciai, gli artigiani, i musicanti, mio padre era pure musicante, quando andavano in giro quelli della banda nei paesi per darsi un tono, si chiamavano commissario, cavaliere, avvocato, eccetera, storie bellissime che comunque andrebbero raccontate anche se appartengono a un'altra epoca, perché c'è la fantasia, c'è la genialità di queste persone. Invece mo si chiamano Dybala, calciatore amato, si chiama, i soprannomi sono questi, vabbè, a ciascuna epoca il suo. Io non penso di poter risolvere e redimere la questione partire, restare, perché ci sono dei giorni in cui vorrei partire, non esserci proprio, e dei giorni in cui uno pensa che il suo posto è quello in cui vive, cui ha scelto o in qualche modo è stato costretto
a vivere. Può essere che uno sia rimasto per pigrizia, perché aveva dei genitori ammalati, perché non se la sentiva di parlare, e quindi le teorizzazioni sul restare in qualche modo mi interrogano, come quelle sul partire. Ora, vi vorrei mettere di fronte a questo termine di cui io parlo molto in Terrinquieta, in altri libri, eccetera, a questo termine nostalgia, che nasce come la malattia degli svizzeri. Nostos algos, dolore per il ritorno. Gli svizzeri che andavano come soldati di ventura, come mercenari, si ammalavano di un male che era il mal du pays, come si diceva allora, o soldador, emigue in tedesco, la perdita del luogo, la perdita della casa. E questo giovane medico alsaziano conia il termine nostalgia. Bei termini, no? Allora si coniavano bei termini, nostalgia. Oggi si coniano termini che mi lasciano un po' indifferenti. Paesologia. Che vuol dire paesologia? Franco Arminio è bravo, scrive pure belle poesie, ma paesologia proprio non mi sembra un termine di quelle da abbracciare, ecco, non so, cioè, antropologia dei paesi. Gli studiosi hanno studiato i villaggi primitivi, le popolazioni primitive, i piccoli villaggi, ma questo è un altro discorso di cui, come con franchezza faccio con gli altri, ho parlato a tu per tu con Franco Arminio. E allora, il nostos, legato al luogo, quindi la nostalgia sarebbe una patologia, un'afflizione legata al viaggio, allo spostamento, all'emigrazione, no? Lascio da parte il fatto che oggi il termine nostalgia, da scrittori, letterati, psicanalisti, Pontalis, Harper, filosofi, parlano di nostalgia come presenza, come rigenerazione, come mutamento, come utopia, quindi un nuovo modo di intendere la cosa. Però io vorrei andare al buon Kant, che nelle riflessioni sulla nostalgia diceva una cosa molto interessante. Diceva: guardate che forse la nostalgia non è del luogo della patria perduta, è la nostalgia, figli miei, è nostalgia del tempo perduto, della giovinezza, di quello che siamo stati e non possiamo essere più. Quindi, come diceva Jankai Elevic, come dicevano altri, è la quantità di ciò che passa e non torna più. Allora, se voi capite questo, se io capisco questo, la nostalgia perché dovrebbe essere un termine da non adoperare, come faceva Pasolini, come critica del presente, non come rimpianto? L'età del pane, perché il pane era necessario, le molliche, era un bene assolutamente necessario e quindi era sacro e quindi non andava sprecato. Ma io non ho nostalgia del pane, diceva Pasolini, della società tradizionale del pane, ho nostalgia di una società dove tutti i beni erano necessari e nulla era superfluo, perché nel mondo in cui le cose sono superflue, la vita stessa rischia di diventare superflua. Ma se è vero che la nostalgia ha a che fare con il tempo, io vi domando, e spero che veramente troviamo chi lo racconti bene questo qui, questo fatto. Noi, rimasti a vario titolo, io vi ripeto, non invito a viaggiare, bisogna muoversi, bisogna spostare, non sono il teorico del restare, va bene. Però faccio i conti che per chi parte, no?
c'è qualcuno che resta, che per un Ulisse c'era una Penelope, che per gli emigrati c'erano le donne sole come mia madre che restavano e mi allevavano. Io prendo atto di questo fatto, che per milioni di immigrati che noi dovremmo cercare di accogliere in maniera ragionevole, e questo sarebbe un altro discorso, ci sono milioni di persone che restano nei luoghi dove muoiono di fame, di sete, di acqua, di guerra. Non tutto il mondo parte. Quindi io mi limito a constatare come c'è gente che parte, c'è gente che resta. Allora, se la nostalgia è nostalgia anche di ciò che siamo stati nell'infanzia, noi siamo nostalgici pure essendo rimasti qui, o essendo partiti e poi essendo tornati. Quindi la nostalgia ha a che fare con un bisogno di appaesarsi. Allora tu ti puoi appaesare a Milano, a Rho, a Varese, dove vivi, ma hai bisogno di appaesarti qui. È la condizione che vivono i giovani, che vivono i meno giovani, non sono ancora alla mia categoria, che vivono gli anziani, ci siamo, e di sentirsi stranieri in questo posto, e di sentirsi esuli in questo luogo. Quindi la cosa più drammatica, più disperata, è che in qualche modo noi non ci riconosciamo proprio nel posto che abbiamo scelto per vivere. E allora questo forse deve diventare una sorta di imperativo categorico per. Poniamoci, viviamo da esuli in questa patria. Sentiamoci stranieri, sentiamoci fuori luogo, perché forse allora, come gli emigrati che sentendosi fuori luogo inventano una nuova patria, riusciremo a dare un nuovo senso a questo territorio. E allora ecco che Restanza non ha nulla di romantico, non ha nulla di estetico, e però vorrei, e torno a una certa riflessione sull'abbandono e sulla paesologia, non si può andare avanti per slogan. Si può andare avanti per slogan. Diceva Franco Arminio, a Serra ognuno di noi deve sedersi in un paese vuoto, parlare con gli anziani e sacralizzare un posto. Lo dice bene con dei versi. Dico Franco, ma se gli anziani non ci sono, con chi parli? Poi sacralizzare un posto, guarda che è una cosa molto complicata. Non basta la parola, brillantina Linetti si diceva ai miei tempi. Sacralizzare un posto significa fondare un posto, significa starci, significa faticare, significa lavorare in quel posto. Avete visto quelli che andavano via, che sacralizzavano addirittura l'abbandono. Quindi non è che tu passi da un villaggio sperduto e allora ascolti l'odore del vento. E questa letteratura estetizzante, retorica, romantica sui paesi. I paesi non hanno bisogno di romanticismo. Hanno bisogno di chi le racconta, hanno bisogno di chi fa e di chi opera come imprenditore, hanno bisogno di persuasione, hanno bisogno di azione, hanno bisogno di cura, di riguardo. Riguardo nel senso, come dice anche Cassano, il migliore Cassano, che peraltro forse con il suo pensiero meridiano è responsabile poi involontariamente di questa deriva identitaria che arriva, ma lontanissimo Cassano da questa impostazione, a un neoborbonismo di maniera. Guardare, dicevo, l'indoma alla coda l'indomani del 1905 dal terremoto, non dalle coste la montagna, ma la montagna dalle coste. La montagna che guarda le coste. Cambiare prospettiva, riguardo nel senso di avere riguardo, di avere cura, di avere attenzione, di avere passione.
E come vedete, tutto questo che cosa comporta? Comporta inquietudine, una nuova forma di inquietudine. È l'inquietudine dei figli degli emigrati che tornano dopo 3 generazioni per trovare il paese dei figli. È l'inquietudine delle giovani intelligenze che vanno all'estero, dei famosi cervelli. E poi ci sono pure i cervelli che restano qua, no? È l'inquietudine delle persone che restano e che vorrebbero restare. Quindi noi siamo in una continua ricerca di senso, di appaesamento. Siccome noi calabresi poi per un'antropologia legata all'abbandono, allo spopolamento, alla separatezza, Spinetto contro Serra, a chi vuole andare, chi vuole partire, tendiamo al conflitto, ad esasperare, certe volte quando non troviamo da litigare con qualcuno litighiamo con noi stessi. Io invece sono per chi in qualche modo dica, esprima punti di vista diversi e mi dica: guarda, ti stai sbagliando, non la penso come te. E questo qui non significa che io diventi nemico della persona che mi dice non la penso come te. Bisogna uscire da questa logica di identificare il pensiero o il punto di vista dell'artista, dello studioso, della persona con la persona stessa, perché la persona merita comunque e sempre un grandissimo rispetto. Questo termine persona mi deriva da una tradizione cattolica, mi deriva dalla cultura della mia madre, questo suo senso di pietas, di coricarsi con i santi e pregarle la notte. Adesso di notte con mia madre parliamo di antenati e siamo arrivati alla 15ª generazione andando all'indietro, quindi è tutta una storia affascinante. La preghiera del mattino è fatta di misericordia, è fatta di comprensione. Restare, se uno resta per lasciare il mondo com'è, non può predicare poi la scelta del restare. Se resti per cambiarlo, sì. Se resti devi fare i conti con gli altri che arrivano e devi porti il problema di come accoglierli. Se accoglierli, secondo me sì, come accogliersi, secondo me c'è da discutere. Quindi vedete quante cose dovremmo raccontarci, di quante cose dovremmo discutere. Io vi devo dire che dopo tutto il pessimismo generale, tutta, diciamo, anche una certa asprezza nei confronti di una classe politica che, lasciatemelo dire, alla classe politica non come Rosario, non bisogna dire lei, non bisogna parlarla proprio questo ceto politico, cioè bisogna evitare di avere rapporti, perché come si diceva da noi, quando vai con l'umore in aro, ti imparini, in qualche modo questi qua hanno la capacità di metterti della farina addosso, anche solo avvicinandoti. Allora, io non sono un antipolitico, perché per questo posso dire tutto questo. Io ho fatto politica, io sono stato impegnato, ahimè, in politica, io credo nella polis, però questo ceto dirigente politico non merita. I tanti intellettuali, i tanti giovani, le tante ragazze, le tante associazioni che in questa Calabria mostrano un'inquietudine positiva che porta in una direzione nuova. Grazie, scusatemi, sono stato veloce. Beh, grazie a Vito, al professore Teti, per questa bellissima lezione che credo ci abbia fatto un po' riflettere su varie cose. Non c'è spazio purtroppo per degli interventi, volevo semplicemente a nome della casa editrice ringraziare di nuovo le Ferrovie della Calabria per averci concesso questo spazio e volevo anche dirvi che quel gruppo di ragazze che avete visto qua vestite uguali sono delle giovani che si preparano
a occuparsi di turismo. Sono delle hostess che vengono da una scuola superiore di Vibo che, avendo saputo del nostro festival, hanno voluto partecipare e adesso sono andate lì perché si sono spostate, perché più giù, per chi è di qua, l'ex industria Rubettino, per chi non è di qua, si scende 100 metri oltre il passaggio a livello sulla strada principale, si trova sulla destra, aprirà questa mostra collettiva dove ci saranno alcune opere di Nick Spatari e due video installazioni, tra cui una di Bruno Tripodi e una proprio sulle ferrovie della Calabria. Bene, ci vediamo lì per le 7. Vi ricordo che alle 21.30 Largo e Giovani, conosciuto il luogo come Piazza Kennedy, ci sarà questo reading concerto di Cataldo Perri e lo Squintetto, dedicato al libro Malura. Buona serata, grazie.